Questa mattina avremo una presentazione che si svolgerà su due livelli, il primo livello istituzionale e non solo, e poi parleremo invece di cose tecniche, cos'è effettivamente questa rive, grazie anche al supporto del professor Scienza, che è il nostro presidente del nostro comitato scientifico, che modererà insieme al professor Mattiacci, che ringrazio anche lui di essere qui. Grazie a voi e benvenuti, un saluto da parte mia e anche da parte della presidente Deborah Serracchiani. Io penso che oggi si confermi da un lato la dinamicità di Pordenone Fiere e, permettetemi, nello stesso tempo anche la dinamicità e la centralità del settore vitivinicolo, in questo caso certo italiano, ma anche del Friuli Venezia Giulia e del Nord-Est. Una fiera che stimola un confronto, perché ho visto anche Enotren, il percorso di condivisione continua e di messa in comune anche di esperienze e di conoscenze, ma anche un momento di lavoro sulla ricerca, sulla tecnica, sull'agricoltura di precisione. Io lo dico al direttore, lo dico al presidente, lo dico alla Camera di Commercio, penso che sia figlio di un risultato di un percorso che è stato fatto in questi anni, ma sia anche l'inizio di un percorso e soprattutto di un grande stimolo a fare meglio e a continuare su questa strada. Buongiorno a tutti, mio è il compito, ringraziando le parole del professor Sciaurli, di focalizzare da presidente di Pordenone Fiere, ma soprattutto da imprenditore, l'importanza di questa fiera, che vuole essere una fiera innovativa, un punto zero, come diceva poc'anzi l'assessore, legata all'intera filiera, dal campo, quindi dalla preparazione dei campi, perché le barbatelle si piantano ancora a mano, fino ad arrivare alle etichette per le bottiglie. Quindi è un po' un esempio di che cosa significa il sistema Italia dell'industria alimentare e della produzione del vino. E questo evento, una prima, e adesso quindi speriamo che vada molto bene, ne siamo convinti, perché non c'è un evento simile in altre parti del mondo, quindi sarà una prima mondiale di presentare il sistema della produzione del vino, cosa c'è dietro il vino. Guardate che questo ha un effetto a cascata anche sulla stessa promozione del vino italiano, perché quando si sa che dietro il vino italiano c'è un sistema dietro di diversificazione di vitigni, di trasformazioni, di cura del processo e di saper fare nel processo, beh, il vino acquista un altro valore e noi dobbiamo crescere ancora di più sui vini di denominazione d'origine, sui vini di qualità, perché siamo cresciuti moltissimo, questo è un altro merito anche del Friuli. Sul Prosecco abbiamo raggiunto 885 milioni di euro di export, una cosa mai vista, cioè stiamo arrivando a cifre enormi. Ma questa crescita oggi la dobbiamo poter sviluppare anche sul resto del comparto vinicolo, e eventi come questo aiutano a capire perché la qualità del vino italiano, come si arriva a questa qualità e quali sono gli attori del processo. Quindi come Farnesina noi porteremo tra l'altro nel 2017 la settimana della cucina italiana, che ripeteremo nei 110 paesi, forse qualcuno anche in più, sarà molto dedicata al tema del vino, cioè della cucina italiana e del vino. Quindi anche lì avremo modo di tornare sulla cultura italiana del vino, che è cultura innanzitutto di capacità di produzione, ma anche di sistemi e di lavoro e di saper fare, che porta ai risultati che oggi riusciamo a ottenere. Grazie. Siamo a pochi giorni da Vinitaly, ma un'ulteriore fiera, diciamo, dedicata al vino, così genericamente probabilmente non era utile. Qual è il passo avanti e l'idea di questa manifestazione che ci ha portato, insomma, noi a essere qui oggi e a dare, insomma, un pieno supporto anche a nome del Ministro, che abbiamo incontrato nei giorni scorsi insieme al Direttore della Fiera? Perché questa è un'idea originale, perché proviamo, noi abbiamo parlato tante volte, l'abbiamo raccontato a Expo, lo diceva Enzo, il sistema agroalimentare italiano, e questa fiera ha il vantaggio di parlare, e abbiamo sempre detto, dobbiamo parlare della filiera partendo dall'agricoltura, diciamo dal campo alla tavola, e qui si fa un passo avanti, si va ancora prima del campo, cioè cominciamo a fare una riflessione più compiuta su qual è il sistema del vino e qual è la professionalità, le competenze che sul sistema vino abbiamo noi a partire già dal momento della
coltivazione della vite. Credo quindi che l'occasione di Pordenone sarà l'occasione per venire in un piccolo compendio per Friuli e avere la possibilità lì di toccare con mano tutta la filiera che poi arriva alla produzione del vino, dove sul vino ci sono delle fiere particolarmente importanti, una tra poco a livello nazionale, ma tutto ciò che sta prima per arrivare lì forse è l'occasione unica per poter incontrare tutti coloro che poi hanno, ci consentono di poter arrivare alla produzione del vino. Questo è quello che ci auguriamo con una fiera Rile e quindi mi auguro che questo abbia successo. Noi siamo tutti determinati come componenti di una rete di impresa affinché questa poi abbia modo di camminare. Questo è il nostro obiettivo e ci auguriamo che da parte di tanta gente ci possa essere la curiosità prima, ma anche l'opportunità per essere a Pordenone. Grazie. Il Prosecco, che sarà uno degli argomenti che tratteremo all'interno di Notre-Dame, con forse, vorrei che si sbaglio professore, uno dei primi appuntamenti mondiali che parte dalla vite, dalla glera arrivare fino alla commercializzazione. Vedete che sono divise ovviamente quello che è di OGG, che è la zona originaria, che è la zona di Valdobbiadene, con il Valdobbiadene, e la DOC, che è stata poi allargata. Vedete, sono numeri impressionanti, si arriva quasi a 500 milioni di bottiglie, quindi con un export che effettivamente è molto importante. Prego. Beh, il secolo delle grandi calamità, il secolo delle grandi calamità veramente che vedono l'Europa impegnarsi nella ricerca e nella formazione. Pensate, qualche esempio, la grande carestia irlandese per la nostra della patata, quanti morti di fame in Irlanda. Pensate all'arrivo della peronospora, dell'oidio, della filossera in Europa. Pensate ai danni della Diaspis pentagona, questo insetto che aveva decimato i gelsi in Europa, e anche la peperina che aveva eliminato quasi completamente il baco da seta, e così via, moltissimi. Allora, i paesi capiscono che non si può più andare avanti come prima e nascono le prime scuole d'agricoltura. La prima nasce nel Brabante e poi via via nell'impero austro-ungarico, pensate a Cosenolburg, pensate a San Michele d'Adige, pensate a Parenzo e poi naturalmente anche in Italia. Nel 1885 nasce Conegliano, nasce Alba e così via. Per cui abbiamo un bisogno assoluto di scienza, scusate il gioco di parole, io non c'entro ma purtroppo ho questo nome, quindi mi costringe a fare questo ragionamento. Ecco allora che vedete come questa fiera, che non è più un aspetto locale, non è più il Friuli, non è più Pordenone, può diventare questo anello di collegamento finalmente tra i fabbisogni della società e dall'agricoltura, e dall'altra la capacità che ha la nostra ricerca, la nostra università di produrre innovazione. E quindi noi dobbiamo togliere questo piccolissimo ostacolo che è questo gene di repressione e far diventare finalmente le nostre piante, le nostre viti, tutte resistenti alle malattie. C'è comunque un brivido che attraversa i viticoltori tradizionalisti del nostro paese, quella che non vorrebbero che le nostre varietà esistenti venissero così usate al posto delle vecchie varietà. Prima, e la ringrazio veramente perché questa qui è la nostra spinta, volevo fare adesso una domanda al professor Mattiacci. Cosa significa oggi essere imprenditore in questo settore? Abbiamo visto prima delle immagini, delle cose, dalle parole del professor Scienza è veramente difficile perché uno deve sapere non solo di economia ma soprattutto di scienza. Io credo che essere imprenditore in questo settore oggi sia una sfida molto paradigmatica, cioè che può servire a modello per altri settori. In primis perché nel mondo del vino, come in pochi altri mondi, produzione e mercato sono veramente due facce della stessa medaglia. Questa è una fiera che parla di produzione, di miglioramento della produzione, di qualità della produzione, e produzione e mercato hanno un trade union fortissimo, che è un punto di forza d'Italia, che si chiama territorio.
un territorio poi che può venire certificato con le denominazioni, via dicendo, ma quello è il focus della situazione. Quindi un imprenditore del vino oggi sa che deve fare una produzione legata al mercato e sa di avere nel territorio una leva straordinaria per questo.